che cos'è? Mamma mia bella! Ah, Gesù, Gesù! E che sta a significare la gente? Ah, Carme, ma tu sei stata a perdere il tempo! Parendo che il signore te va! Muove, te fa un presto! Mi ascolta tu, Ace, perché io non so fatte fiori! Sto facendo una facchina che schiera di uomo! Lo sto facendo lo stesso! Ma che da fare quella camera lì? Nulla in vista. Siccome questa è la camera più grossa, la doletta, il letto, con modo, tutto. E stasera che fa la festa e balla? Non aggellarmi la mamma, ma Carme! Concetta! Su, eccoci qua, eccellenza! È permesso! È permesso! Accomodatevi, accomodatevi. Magari vanno qui hanno tutto qua. Ma che è successo? Accomodate. E a Romassetto, guardate qua, guardate che bimba. Io vorrei sapere precisamente a che ora pranzo, perché tengo certi visite che non potrei proprio mancare. Se si mangiasse se fosse buono, te ne arriva tutto quanto lo dico. Vogliere mi stesso qua, e io che scusa le visite, io si a trovare a Teresina, che ho la ciascuna che non vi caro io. Madonna come l'addossare. Carmela! Qualcheduno! Buongiorno! Buongiorno, sta faccia non me nuovo. Ma ricordati. Accomodatevi, signore! Pure voi accomodatevi, a Romassetto, scusate, guardate. Avete ragione. Ecco qua. Ecco qua, venite, venite, vi faccio un po' di posto qua sul divanetto. Ah, grazie. Prego, grazie. Prego. Scusateci, Il signore chi è? Io sono un amico del padrone di casa. Ah. Mi chiamo Francesco Tarantella e sono dottore in medicina. Oh, piacere tanto. E lei? Io sono lo sposo di Nannina, la figlia di Don Nicola. Bravissimo, grazie. Vostro suocero, amico mio da tanto tempo, è venuto fino a casa ieri mattina a invitare a mia moglie e a me, sia per il pranzo di quest'oggi, sia per la festa di stasera. Sarà un onore per noi. Sì. A proposito, io vorrei chiedere precisamente... Ah, andiamo bene, forza! Don Nicola, ora lo chiediamo a lui direttamente. Forza, forza! Chiama che tengo poco tempo, ma bello! Eh sì, Don Nicola! Caro Don Cicillo! Caro Cesare! Suocero mio! Scusate, io vorrei sapere precisamente... Dottore, vi voglio bene, Don Cicillo, non mi può essere neanche un minuto del mio tempo. Ah, c'è preparata la lì per mia figlia, già te ce faccio, non mi dite niente. No, no. Ah, sì. Andate a poco, dottore. Oh. Scusate, abbiate pazienza. Ma che volete fare? Voi lo conoscete bene, quello è uno stravagante. Ma è tanto di buon cuore, però. No, su questo non si discute. Passate in video, accomodatevi. Ecco. Scusate, ditemi. Ma mo che mi ricordo? Sì. Voi siete quel giovane che fino a un mese fa, tutti i giorni, intorno alle 4, scendevate dal palazzo Strada Speranzella 19? Sì, signora. Scusate, voi siete quell'uomo che fino a un mese fa, ogni giorno in punto alle 4, quando esceva il palazzo voi trasivava? Esattamente. E come va che quando esceva voi trasivava? E come va che quando i trasevo voi ascivava? E doveva essere un'abitudine. Ah, è un'abitudine, certo, perché avvenivo tutti i santi giorni. Tutti i giorni. E volete vedere che io indovino voi chi andavate a trovare in quel palazzo? Mo addirittura. La signorina Teresina, la simpatica modistella. Ma carità, io sono ammogliato. Ma vi pare, figurata. E voi, pure voi andavate da lei? Sì, ma appena conobbi Nannina non ci andai più da quelle parti. La morte c'è. Voi invece ci seguitate ad andare? No, ormai è un sacco di tempo che non ci vado più. Ma ricitavate da quella, era una ciacione simpatica. Se per questa era una ciacione, mamma, chi ci aveva perso la testa, sapete? Che mi state dicendo? Se una magnata era una re mia, figlia della guardaporto. Ma che Pascarello? Pascarello, quello che parla di schitoschi. Voi dovete sapere, io in quel palazzo ci ho abitato 5 mesi. Oh. Mi presi una camera abbobbiata a primo piano per starle più vicino. Pure. E mi feci cambiare di nome. Mi facevo chiamare Luigi Porro. Guardate. Capite? Capisco, come non capisco. Ma che fa? Che fa, Ronnami? Che è successo? Ma che fa? Ma che fa? Che l'ho fatto di Pasqua? Disgraziato che non sei altro. Ma c'è da lui! Come?
mano, ma roba! Ma che c'è? Ma che è caduto, signore, con Pasqua e stessi con Ma che stai dicendo? Mamma mia, ma disonesto che non puoi più altro. Ma che succede? Che sta succedendo lì? Sono caduto la coppa a scala e mi sono sgommato i sacchi. Guarda. Vabbè, ma non vi preoccupate, è sciocchezza. E poi ne avevo pure un po' che male fa. Buon è che ci sono un po' che sacchi. Ma facciteci qualcosa, ma vi siete fatto male assai. E vi sto pregando, è così, niente, non vi allarmate, è questa lì. E io per la mezz'ora devo andare a accompagnare mia figlia al municipio, ma posso mai incaricare questi piccoletti. Quello da la Pasqua mi sono fatto male. Salutate già, Pippi. Scusate, ce lo stanco volato. Ma non che ce ne porta. I potenti grandi che lo stanco. Che fa che ne butta un po'. Che te ne vorranno i sicchi, che ce ne porta. Ah, madonna mia, ma dice la verità, non è un'originale. È un pazzo, hai da ricere. Che ama fa? Vabbè, permettete, io, sapete, tra poco tocca a me, mi vado a preparare le ultime cose. Come no? Arrivederci. Ah, io sono avvocato. Se avete bisogno di me, comandatemi pure. Ah, certamente. Grazie. E tanti auguri per il vostro prossimo matrimonio. Grazie, quello che non successe con il primo. Ah, perché già siete stati ammogliati? Sì. La perdetti 2 anni fa. Morì repentinamente dopo 2 mesi che l'avevo sposata. Ah, povera giovinetta. No, non era una giovinetta. Ah. Teneva 64 anni. No! La sposai perché teneva un po' di dolore. Ho capito. Una poca roba, sapete. E dopo la sua morte sono stato nell'inferno con un suo fratello che voleva per forza danare. Si no faceva, riceveva. Quasi è andato dicendo in giro che io feci morire la sorella tanto dalla collera che le dà per restare io padrone di te. Guardate. Un ammasso di calore. Ah, è solito cosa, sapi? Sì. Dunque, arrivederci. Arrivederci. Beh, scusate. Ditemi. Mi avete raccontato un sacco di cose, ma non mi avete detto ancora come vi chiamate. Bernard. Ma chi sia un uomo che sparai alla moglie? Ma proprio a strada Speranzella, a Roabito Teresino. Fui pure condannato a 4 anni. Boh, chi so è o è nome e cognome che si confrontano? Che fai? Marino! Cecci, tu stai qua? Uè, moglie mia, sei già venuto. E se capisci, mica potremmo fare che venimmi questa ora a tavola. Siccome a casa non tenevo che fa, mi sono venuto e sono venuto. Ah, bravo. Non credo che ti ha fatto dispiacere. Oh no, per carità. E poi voglio vedere a Nannina prima che va al municipio. Bravo. Buongiorno. Non vedermi, e voi che ci facete qua? Sono stato invitato ieri sera da Don Nicola, perché sono amico stretto dello sposo. Ah. Al mercatiello ho incontrato la vostra signora, e per dovere ve la ci accompagnate qua. Ha già fatto buono. Ah, molto gentile, vi ringrazio. Ah, niente, per carità. Ma ho visto che fino a capello non si può proprio venire. Ci stanno saluto che stanno assai. Sì, ma poi quando si è arrivati si gode di un'aria bellissima. Questo è vero. Dopotutto, se me l'aveste detto, potevamo pigliare pure una vettura. Oh, e sarebbe stato troppo incomodo. Ma che incomodo, era un dovere, sarà per un'altra volta. Grazie, troppo incomodo. Dunque, moglie mia, vai da Nannina, ti starà aspettando. Io vado a fare 2 visite e torno subito. Torno prima, se ti raccomando. Con permesso. Ecco. Ma Gigi, avete una buona e gentile consorte. Vi piace? Assai. A vostra disposizione. Dicendo a vostra disposizione. Ai vostri comandi. Arrivederci. Poverino, si arriva a quella che dico io. O ella mi corrisponde all'amore mio, o faccio una ruina. Pensate che può essere tornato il lettere con la scritta. Ma vorrei essere pazzo. Che è lì il lettere, nulla. Ecco qua, un poco di acqua e aceto e tutto è finito. Buongiorno, Don Nico, che succede? Niente, sono caduto alla coppa a scala e mi sono sgommato i sangue. E tu? Nella galleria, perché io stavo preparando la... Stavo sulla scala. Si è fatto attaccare un quadro alla parete, che la tisana stava fatta apposta. Una domanda non dalla scala e io sono caduto in te. Ovviamente la prima cosa che tu stai in terra è stata una spugna. Che ci fa? Che ce ne importa nulla? Tengo tanti che lo so. Però è venuta una galleria bellissima. Ah sì, quella è la stanza più grande, faccio la festa da ballo là dentro. Come si dice, mi sono sterrenato, ma sono contento. D'altra parte io per mia figlia
faccio qualunque cosa, che già fa? Don Nico, scusate, ma volevo domandarvi una cosa. Ma come che tu combinato sto matrimonio così in 20 giorni? La verità, le cause sono state più di una. Ah. Prima cosa, questo che, giovane che è venuto, a mia figlia le è piaciuto assai. Hai vicino a me, papà. Facciamo subito. Forse passa no, io. Perché Don Nico? Ce l'ho mica, è che mi scorre una foto un naso. Ha già delle pazienze che tutti sono esseri. Michele, l'acqua, portami l'acqua, lo sa che sta qua. Michele, se sta bruciando la casa. Deve essere qualche altra piccola menetta, perché noi nel naso prima 13 vene grandi, 65 piccirilla. Ecco, è una coscia. Oh, che fa che ce ne porta, lasciamo stare. Seconda cosa, questo giovane che l'ha voluta è un avvocato e siccome tengo una causa che sono 3 anni che vanno, se non mi chiama la via, arrivo alla fine, io mi faccio difendere da lui, e certo. Così sono sicuro la vengo. Certo. Ah. Terza cosa, e questo ve lo dico in confidenza, sì. Nannina per carità è bello come solo mia figlia, ma non è fatta più una giovincella, ormai si è fatta rusticella. Che aspettavamo a casa un fracito che stavo io. Come va? E abbiamo combinato tutto subito. No, dico, ma a me mi sembra che 2 mesi fa vostra figlia si doveva sposare con un certo Felice Sciosciamò. Piacere, non me ne parlate, Che eravamo tutto pronto, si era comprata la casa, la camera da letto, si era fatto il corredo, tutto per lui. E se non aspettavano sulla essa, io stavo già vestito, pure la sposa. Allora andava arrivare una lettera contingente che era caduto malato. L'avevano buttato a Castellammare, insomma, perché aveva bisogno di cure. L'hanno aspettato più di un mese. Poi si presentava questa occasione. E strignette me, sacco. Non l'ha scritto nemmeno, non credo. Mi ha scritto tutti i giorni. Ah. Sì, però io devo confessare il peccato. L'ho risposta la prima volta. E poi dopo ho detto, ma che mia figlia è d'altra parte? Tu papà, stai perdendo di tanti chi si muso da recette. Che un rispondo a fare? Che mi fa? Abbiate pazienza, io me ne devo andare, perché mi devo andare a preparare, che fra poco devo andare al municipio. Prego. Non sto dei panni, perché la figlia mia. Fate pure, hai capito Don Nicola? Si è preparato pure la galleria. Ma quanto è curioso, mi fa morire. Ma Enrico dov'è? Ma non lo vedo. Ah, però è una cosa strana. Tutti credono che Enrico Bernard è chi lui Bernard che spara la moglie. Mentre quello è nome e cognome che si confrontano. E non agisce niente, già avresti la storia come va a finire. Oh, Federico carissimo! Carissimo Enrico, come sta? Non c'è male, grazie. Tu sicuramente sarai dei nostri stasera. Sì, ieri sera Don Nicola mi ha invitato. E ti pare che io potevo mancare sta festa. No, non manca. Solo per dedicare da, sono rimasto un po' sorpreso. Ecco. Ma come tu, nemico del matrimonio, tu che quando muretti moglie ti giurassi di non vedere più donne, addirittura mo ti sposerò da ora. Che già fa, amico mio, l'ho dovuto fare per forza. Tu capirai che Nannina porta 200.000 lire in dote, e in più Don Nicola è ricchissimo e non tiene che l'unica figlia. E quando muore, capirai. Hai capito? È stato un affare che hai fatto. Diciamo, ma aspettami, sì. Stammi in piedi. Grazie. Raccontami qualcosa di bello. Ecco, ma no, caro Federico, tu devi sapere che la ghiaccia mi sapeva niente a sta casa e non mi è capitata ancora una causa. Niente. A Don Nicola faccia bere che va che vengono al tribunale, ma la verità sai qual è? Va che perdendo tempo. Federico, non mi è potuto capitare un cane che mi avesse affidato che sa, c'è un affare qual è. Che te non porto, tu mo che scusa non hai bisogno di nessuno, ci vogliamo divertire, no, come ai vecchi tempi. A proposito, cocco, giorni chi se viene, ma tu. E come no? Guarda che c'è sta, vieni a bere. Guarda che tratta, c'è un coppo male. Che bellizia. Ma è tutto di Don Nicola. E ci sta pure il bersaglio. Cioè, ci passa a mattarano poco, come facevamo 2 anni fa, da record. Come, non mi ricordo, io ti vincevo sempre però. Vincevi, mi sono perfezionato. Perfezionato, come hai sempre perso. Vabbè, ci sempre perso, che c'è. A proposito, io ho ordinato 2 pistole a Don Peppino all'arrivo, non lo so. Sì. Non so come, ancora non me le ha portate. Ma io sono. Caro Don Enrico. Oh, signora Elena. Nannina mi manda a dire che gli altri momenti vinto perché vuoi sapere se l'acconciatura che si è fatto per piace. Ah, come no? Poi dice che è tutta pronta e che ha avvisato Don Nicola che si spicciasse. Subito! Ha avvisato subito a Don Nicola, io stavo si è pronta. Papà! Che c'è? Mi dovete sbrigare, ci siamo pronti! Momenti che mi scorrono ancora un naso! Ancora lo scorrono! Dunque, andiamo a vedere Nannina che vuole! Andiamo!
Lasciatemi stare. Ma che volete, fa passare un'aria. Come già, abbiamo troppo. Sono pazzi, pazzi. Sì, voi siete pazzi, io no. Io tengo tre dei cervelli. Che ho capito. Voi state facendo tutto questo per mi fa trovare in danuai e farmi spartare la matita. Ma non cacciate niente, però. Ma no, signore, perché avete pensato questo? Perché? Perché? Perché ne facete adunare tutto quanto. Ogni sera va presentata. A mattina mi facete trovare un bagno, mo per esempio. Ma avete voluto per forza accompagnare a casa. E io ve la giurita, là può essere che trova mamma Rita. Ma... E così è stata. Ma mi pare che io posso stare con questa paura ogni momento. E non lo faccio più. Mi dovete compatire, ma io voglio bene troppo assai. E già che mi dite bene, restituitemi che le tue lettere che te metta. Ma perché ne volete? Per qua ragione? Ecco qua, zitta, zitta, donne qua. Ma pronta? Ecco qua. Ah, si è fermato, si è fermato. Dai. Oggi è il più bel giorno della mia vita. Ma quando ti accusa mia figlia, mi emoziono talmente, mi trema le cosce sotto un carro a camminare, diventa un guazzo proprio, che già fa. La voglio troppo bene a quella vicina della mia. Questa è la seconda volta, perché la prima volta aspettavo macchillate, che poveretto malato che aveva. Ma con questo non succede. Chissà che non riesci a fare un'inaugurazione. Quando muori, che uccida chi sei? Che devo fare? E quando devo sposare a mia figlia, mi emoziono talmente tanto che mi vogliono non manco più a parlare. Io già lo so che stasera voglio o non voglio, devo piangere. E se no che faccio lì? Signor! Che sta? Che sta? Sapete chi sta saggendo? Chi sta saggendo? Chi sta saggendo? Non ve lo potete mai immaginare. Ma chi è la mia mamma che sta saggendo? Niente meno che ho sposato la signorina. Chi le sta aspettando che si fa? Ma io non ci sciamò. Non ci sciamò. Che c'è fa? Mi accompagni pure il suo municipio. Ma voi che state dicendo? Mi è venuto una che roba. Scato. Sta ragazza che ben ha sposato. Ben ha sposato? Se potevi ricordare l'anno che bene, hai capito? Non l'hanno sposato. Eccellenza, però chi le va scritto? Siete stati voi che non l'avete risposto. Io non lo sapevo sti fatti. Come si fa, mo? Che sono? Come mi prego? Oh, no, sta Don Felice so sta bocca. Ehi, caro Don Felice. Caro padre. Adesso è roba amato. Ma che tempo. Che bello! È pesante, pesante, è ripreso. Non venire, come state? State bene? Non c'è male, ma l'ho avuto tremendo, sa? Sì. Sono pallido, guardate. No, state una bellezza. Non ci sembra proprio che siete stato malato. Ci sono stati Dio sapeva, ma non ho vero. Ogni sera a casa mia ci stavano sei professori. Bravo, avete fatto una cosa buona. E se non rimiso come passavano? Invece che i professori in casa, la suonatella, la cantatella, bravo, chi lo voglio, si è spassato, si è divertito. No, ma che suonatella, che cantatella? Scusate, come dritto? Sei medico, non sei musicante, sei celebrità. Sei professore di medicina, reviti di musicante. Ogni sera consulto. Sì. La sera, se contrastai tutte e sei, se ricettano con le male parole. E perché? Chi diceva una cosa, chi diceva una cosa, si erano imbrugliati, insomma. E prima la colpa di Brusù, la colpa di vostra. Perdonatemi, voi chiamate a sé loro, quasi ti chiamate Rubio. Uno dice una cosa, un altro dice un'altra, se la figlia non ha capito, figuratevi a sé loro. Però posso dare un consiglio proprio da parte. Voi la prossima volta che carite malato. No, perché voi carite malato. No. Quello da carite malato. Perché chi? Chiamata non viene che sulla me. O andare su, se no va a ricettare. Ma poi alla fine si è saputo che cosa è successo, che avevate? Sì, è stata una cosa terribile. E incominciò tutto quel giorno che dovevamo andare al municipio, vi ricordate? Se mo ci fanno di contare pure. Stetti tutta la notte con la febbre. Annico, ma che facevi qua? Avremo mi muore di fritta. Ma scusa, non che se mette qua, stavo uscendo, devo andare a fare una visita. Visita, non so che qua, ma c'è da tanti che le cose. Ma è una visita di premura. Ma non ci potete andare più tardi?
più tardi, Non tanto tardi, la verità. Vabbè, come ci guarda. Ma voi volete che ci stiamo ascoltando, andiamo a bere? Dunque. Ecco, dite che mi ascolti. Vi stavo dicendo. Senti tutta la notte con la febbre. Okay. Il giorno seguente mi scetai chini, rurure, dolori terribili. Allora mi stette dentro lietto, fermo, senza muovermi, aspettando che passasse. Non passava. Ognuno ha preso, mi scetai con una coscia tanto indurzata. Tutto indurzata. E udite coppero? Oluale. Se facete uno fossi che sta meno. Da coscia. Mettete lì da preso. Oluale. Nato lui fosse. Io non avevo una scavalata giusto mi esimo la pizza rinda. Tanto minino, ma abbiamo mettere paura. Certo. Allora subito chiamai tu medici. E quale pigliare questa coscia mia. Ci facette una bella stufinazione pomata. Poi ci mettete 6 carte se ne parte. 10 bignate. A rugliare una rinda di 6 miline. Hai tanto. Facette restare 10 giorni. 10 giorni. Il decimo giorno ci gravugliarono tutte cose. Ha indovinato che scelta? Non sembra solo. Un orrore! Madonna. Non si riconosceva più! Madonna mia! Ma è rimasto un poco che corta! Una coscia corta! Ma non fa niente, sto un po' buono! Ma sai quella che ci è passata? So. A casa mia! Non ci serve nessuno! A proposito, ma con quella sorella vostra non vi siete potuto rapaciare? Teresina? No, me ne parlate proprio! Sono 3 anni che siamo divisi e non la voglio vedere proprio! Ho saputo che fa la modista alla strada Speranzella numero 19. Ho capito. Ma non porto proprio. Quella fa vergogna alla nostra famiglia. Vabbè, ma è sempre vostra sorella, ma perché la dovete tenere lontana? Dico... No, papà, per favore, ognuno sa per fatte sue. Come vuole, che faccia dice? Adesso sono buona e voglio pensare a me. Questo dovrebbe fare bene. Piuttosto, dico. Nannina, come sta? Sta sempre così bella, così fresca. Come si capisce, sta benissimo. E io poi vi ho scritto tante lettere e voi mi avete risposto una sola. Che volete da me? Voi preso da tante cose, non ci sono dovuto dire, ma mi sono distaccato. Va bene, vi perdono. Grazie. Però mo ci dobbiamo da fare, ci dobbiamo dare da fare e organizzare tutto. Chi ha organizzato? Come? Un matrimonio, no? Un matrimonio, si capisce? Come ce lo dico? Ma che saggio, papà, perché non vado fritto? Pare come se non lo facessi più piacere. No, non lo pensate nemmeno, ma perché non mi dovrebbe far piacere? È solo che voi non mi avete avvisato, no? Avevo voluto fare una sorpresa! Ma l'hai fatta la sorpresa? Ma mica mi è dispiaciuto! No, ma perché mi doveva dispiacere? Io sono sicuro che quando Nannina mi vedrà... Muore. Rimarrà bocca aperta! E poi succede? Restano che la bocca aperta, ma ci mettono una scuola in francavola. Mi pare loro, quelle si chiude. Io ci pensate, sembra essa. E essa che faceva? Domandava di me. Tutti i giorni. Oh, i primi 3 giorni, poi. Papà, ma che ci sono passati da morire? La lontananza. La lontananza, che già fa? Ma io le ho portato un bel abito di seta. E non capiella all'ultima volta. Bravo. E sono sicuro che l'accetterà volentieri. Ne sarà contentissima, si capisce. E a voi, siccome sacci che vi piacciono i coppoli per la casa. Voi. Ve ne ho portato una. Eccola qua. Mamma mia, e quanto è bella. È di velluto proprio di seta. Bellissima. Mamma mia. Grazie. Bellissima, bellissima proprio, mi sta pennello. Ti ricamate, bravo. Ora un secchino. Questa coppola mi è costata 75 lire. Si vede. E d'altra parte, dalle vostre mani, non poteva che uscire una cosa chic. E avete indovinato anche la misura, mi va proprio preciso. Troppo buona, grazie. Vi ringrazio tanto per il pensiero gentile che avete avuto per la mia persona. Ma grazie. Poi questo è altro. Grazie. Eccoci qua. Siamo tutti pronti. Buongiorno. Buongiorno. Pensate, ma voi non avete pensato ai testimoni? Uno se un ghiacchillato addosso. Ma Federico, che si sono stare io so cose lì, e un testimone lo troviamo sempre. Ma si capisce. Più che altro io vorrei sapere se la carrozza è venuta. Allora. La camarera. Io so, perché non è brutto, mi ha mai spettato. Come?
mandate già lei. La carrozza è venuta? Sì, signor, sta baciando mezzo. Ah, benissimo. Ma perché? Ma perché la carrozza? Il municipio sta a quattro passi. Andiamo, Nanni, venite da ogni cosa. Andiamo, andiamo, no, forza, che la carrozza sta giù. Cominciate ad andare, io vi raggiungo tra poco. Andate, andate. Ma faccio un ripasso, andate. Ma perché dovete venire a piedi? Vi aspettiamo, no? È per sto pregare. Andate, che ho bisogno di... La carrozza non la chiamo io. Però non fate tardi, va bene. Mi raccomando. Va bene. Oboli, davanti a voi c'è un padre che non sa come si deve scusare con voi. Io ho sbagliato, lo so, ma la colpa ne è stata in nessuno. Abbiamo aspettato più in un mese, ma abbiamo visto che non veniva. Vi posso dire una cosa, ve lo dico, però mi dovete promettere che non vi pigliate colpa. No, no, ve lo prometto. Sul vostro onore. Sul mio onore. Quel Nannina, avete visto prima? Ci stava pure quel giovanotto. Sapete dove stanno andando? No. A municipio. Si stanno andando a sposare. Ma che state dicendo? La verità. Oh, mamma mia. La verità. È venuto sul giovinotto, si è presentato, ha chiesto la sua mano. Lui non si è venuto più. E abbiamo combinato tutto subito. E questa è la verità. Ma scusate, queste sono cose che fanno venire umante, cauna. So. Ma come vengo qua per sposarla subito e trovo che va sposata? Per me avete dato la vostra parola d'onore che non vi pigliava con collera. No, ma che collera! È solamente mi ha fatto impressione sentirlo. Panna a botta! Ma lo pare una cosa niente. Vedere Nannina. Che devo fare? Dopo due mesi, Nannina che ci ha voluto tanto bene, che davanti agli occhi miei va a sposarsi con un altro. Ma che se è collo? Scusate, che queste sono cose che fanno male a sé. Ma mi state pigliando collo, però. No, ma che collo, diciamo, mi metto a ballare. No. Sto parlando. Ma poi, Nannina, quest'altro l'ha accettato volentieri. Gesù, ordinato da me, avete capito? Ah già, ordinato da voi ha pensato di obbedire. Certo, il padre, sono il padre. Bravissimo. Grazie. Che bel cuore. Lo so. Che bei sentimenti. Cagione. E pensare che io mi lagno di mia sorella Teresina che fa l'amore con 4-5 persone. Ma dopo tutto questo mia sorella è un angelo. No, ma mi state offendendo. Ma che offendere? Me ne guarderei bene. Volevo dire, caro papà, don Nico. Don Nico. Nico, queste sono cose che non si fanno. Queste sono lazzarate. E che mi avete pigliato? Ma non fa chi? Ma proprio state pigliando collo. Collo sì, ma non senza ragione. Ah. Per l'insulto che ho ricevuto. Io non mi meritavo tutto questo. Lo so. E poi Pozzo dice che un giovane come me non lo troverete da nessuna parte. Io sono chiuso girando tutta Napoli per trovare la coppola a voi. Ah, vabbè, ma se ho problemi, la coppola ve la restituisco, pigliatevela una tavola. No, la coppola ve l'ho data e non me la riprendo più, proprio per dimostrarvi che galantuomo che sono e che non mi sono preso collera affatto. Che perché? Grazie. Ma rabbia, capite? Ma volesse vendicare, ecco tu. Oh, che esagerazione, addirittura vendicare. Questo che cos'è? Ma sentite a me, fidemene una ragione. Voi siete un bravo giovane. Ah, questo. Sì, siete simpatici, tenete una posizione. Incontrerete una brava ragazza, vi volete bene, vi sposate, fate la vostra famiglia e vivete in santa pace. Sentite a me, fate così. Ma questo è sicuro. Bravo. Ma piuttosto, come sposi chi? Ah, brava persona. Ah, brava persona. Un avvocato. Ah, un avvocato. Sì, sì. Ed è un certo Bernard. Bernard. Sangue Bacco, fosse chi le cacciaretta la moglie. Ma questo Bernard è vero? Sì, me lo ha detto. È stato sfortunato che la prima moglie dice che morì di subito, avete capito? Ah, così vi ha detto lui? Sì, lui me lo ha detto. Morì subito, non di subito. E che uomo ne ha, dice? Scusate. No, niente. No. E poi mi farà sapere. Ah, certo, avete scelto un bel partito per mostrare. Lo so, brava persona. A casa c'è nei giornali che parlavano di questo fatto, ma sti vari. Sei tu as. Nico, io vado un momento a casa. Mo a capigliai, vado a fare un servizio e poi dopo. Quando volete. Voi permettete. C'è il padrone. Quando volete, io, a casa è aperta. Sì. Non mi preoccupare. Povero giovane. La notizia è toccata la capa, che la moglie di Echino morette subito, non di subito, che gli diavolo dice. Ma la che ce non porta ormai, quello che è fatto, Carmela, Concetta, Michele, andiamo bene.
Eccoci qua, eccellenza. Mandate, eccellenza. Dite. Io devo andare al municipio. Mi raccomando, preparate la sala, buttate roba da mangiare, buttate che la cibi a tiri in forza, sala, pepe, palic, mettete a champagne sotto la neve e a frutto sotto all'acqua fresca. Si capisce, eccellenza. E dite al cuoco che preparasse tutto alla perfezione, perché dobbiamo fare bella figura con gli invitati. Va bene. Signor, è con Don Felice che avete fatto? Ah, gente, si è fatta capace, la piano qua, che già fa? È caduto malato, a chiavolo in marasta colpa. Comunque preparate tutto, dite al cuoco che cucinasse come si deve, perché dopo vi regaliamo, sia io che lo sposo. Lo sposo è che se fa bella figura, vi regala una lira però. E che bella cosa! E tu quanto male che sei una lira tutta insieme, mica. Beh, io me ne vado, ma boh! Allora carissimo! Caro Don Cicillo, sto andando al municipio, che fate? Mi accompagnate? Ah, se credete, aspetta qua, Don Nicomo, voglio riposare un po'. E ho fatto tanti che lo cammino stamattina che non ce la faccio proprio. Come volete, eh? Allora, attenzione! Battaglio! E comanda il pacchetto, ecco, hanno voluto sapere. Dillo, questo matrimonio, poche smanche che non esce fatto. Stanotte non ha nulla e non ci ha fatto non mi manca nulla. E potete signore. Ma Dillo ha ragione. È figlia unica. E poi, a dire la verità, quella è pure buona. Vuole essere io sposa stasera. Che se adesso la cammini, voglio vedere un poco come l'hanno acconciata. Ah, piccerelli, vuoi far perdere la tappa? Se lo fai apposta di me. Ma scusate, vogliate trovare una che non stai a casa e non c'è stata mamma? È impossibile, perché ieri io mi stavo affacciato al balcone. Ma qual balcone? Il balcone che sta proprio in capo palazzo a parte, è una sta casa. Sì, signora. E allora come dici che non c'è? Scusate, ma avete diritto che si chiama Luigi Porro? Meglio su Luigi Porro non lo conosciva. E allora come fa che stai a fare al balcone? Ah, mi stava via che sbaglia. Ma tu qua sbagli. Il cadengori tra. È facile mandare. Chi le casteva farò al balcone e chi sto qua? Ma chi se non si chiama Luigi Porro? Chi se è Don Enrico? Ma sposa la signorina. So sposa la signorina? Sì signore, ma proprio so chiudo municipio. E allora lo voglio aspettare qua. Come volete. Già, perché la già dice una cosa necessaria. E va bene. La già fa tanto. La già fa. Dunque, hai detto che si chiama Enrico? Sì, signore. Va. Adesso ero con Candica fiamma una sposa. Mo si indirizza. È bravo il signor Luigi Porro. Perché stanno mesi non si è fatto parecchio? I che garantumano che stanno in coppa a faccia la terra? Con me era facile, fa promessa, giuramento. E io con mano stupida la c'è creduta. Sta cagliando pure a mamma, sta cagliando, eh? Invece, che le facette muriamo ieri subito, tanto era collera che le regge. I cassassini, prima di tutto, già mandano una lettera anonimo, padre la sposa, la già dicevo tutto. Oh, quando oggi che avevano un ciccino, la riga che cacciasse il carta perché voglio sposare su tutta. Certo, è un poco vecchia. Ecco, almeno sono sicuro la riuscita. Ma sì che me ne importa a me, tanti voi spazio da ciaro me la già a piglia. Come sta cominciando bene questa stanza? E che bello lì sta non riparando. Che vecchio, Don Cicillo. Qui, Teresi, e tu che ci fai? Don Cicillo, voi state qua, che piace. Ma proprio stavo parlando di voi. Come? Una compagnia mia, ma la devo indirizzo che sta a casa. Facendo casa, signora, vado a andare a modista. E solo perché se sei venuto qua? Oh, Gesù, ma perché aveva venuto? Siccome sono senza fatica, vado a trovarmi a buscare qualcosa. Mamma? Proprio che sta signora non può niente. E pure sono contento. Sì. Perché in questa casa ci ho trovato a voi. A voi che vi voglio tanto bene. Dico come imbroglia la gente che sta. E dunque vuoi dire che mi vuoi bene assai. Ma si capisce. E che vuoi bene solamente a me. Solamente a voi. E nessun altro. Nessun altro. Bugiarda! Voi mi avete imbrogliato. Mi avete ingannato. Mi avete imbabocciato. E che vuoi per dire che cosa non volevano a capo? Sappiamo tutti, signora Teresa, sappiamo tutto chi era quel signore e quanti sascevi traseva e quanti trasevi sascevi. Ah, l'avete saputo! Bravo!
E non mi hanno detto che l'uomo chi era, no? No, chi era, chi era? Era l'amico e frate mio Felice, che ogni giorno mi veniva a dirci che avessimo fornuto sta storia, che non sta bene a sta divisa fra persone, che ci avessi fatto fa pacisso. Ah, ho capito. Era un amico di vostro fratello. Sì, signora. Buciardone! Quell'uomo era il vostro amico del cuore. Quell'uomo era il vostro amante preferito. E io, un povero rimbambito. Ma non, signore, che ci stanno... Ah, non voglio sentire più parole. Mi avete ingannato. Uscite fuori. Ho detto uscite fuori. Ehi! E tu che arma e mamma te la stai facendo a fare? Ma che dici, che hai a che qualcuno i miei sacchi? Non mi fai avuta e gangra, te rompono furti, in e felice. E come saranno voi? Come si possono giù in alto e ricernare vinta? Sto vecchio tutto degno di una battaglia. Chi il mese riesce a so, e ti ringrazio che mi hai fatto tagli in capo alla casa tua. 4 anni a scegliere, visto tra sé. Mo sapete rire, non ci passa più e parte la speranza. E se proprio ci vuoi passare, non hai già più l'occhio in coppa per questa mia. Perché se non scendo con sta carriella e ti faccio un variatore non mi rendo. Tu mi hai capito? Sì, signore. Sto vecchio in sala lunga, non ci dai manca a letto la tantaglia. Ma non ho più che stai a calare dei tribunali. Su, va cacciato! Oh, ma ci porta una bella spesa! Ma guardate che speranza! Tu mi hai capito! Ma che muffa fa a me, ma che muffa fa, ma che me ne importa a me, chi trase, chi esce, ma che me ne importa, io sono surato. Ma non posso passare più passare la tasca per sé. Che lei è capace veramente che scende con questa staccarello e mi vuole ancora. Ah, si sapeva, tirava la lingua. Ma che fai? La scritti che mi commuovevi, Hanno battuto a Don Nicolo. Ma che devo Ma che è successo, Don Nicolo? E che da essere, avevamo mi ha fatto impressione vedere il vice sindaco con la fascia di colore. Hai in faccia a me. Don Nicola, voi in questa situazione siete importantissimi. Senza di voi non possiamo fare niente. È giusto. Possiamo dare in faccia a Nannina. Signorina Nannina, mi volete voi prendere di sposa il qui presente Enrico Bella? Non potete neanche immaginare che la tua vita si sì, sia. Sì, no, certo, cioè, dove sei scusa? Quella figlia mia non si è mai legata a niente. Ma guardate. Ma venite le chiamo, ma facci che mi una cosa. Lo so, ma io sono padre. Ma l'ha già cresciuto che è mulla che è la vincita della micaccia fa. Che bella coppola che tenete. Ma l'avete comprata? Mi piace. No, mi è stata regalata. Ma questa costa 75 lire, sapete? È capitato proprio a fagiolo. Perché io vengono gli invitati, me la metto e faccio una bella figura. Certamente, una bella coppola, veramente. Ma queste vegliagnelle! Tannico, ma che volete chiagni? Non c'è giorno di festa, bisogna mangiare, bisogna brindare gli sposi. Lo so, avete ragione. Signori, buongiorno. Perché vanno nei giornali? Siete tornato? Sì, perché vi devo parlare, ma voi da solo? Vabbè, ma è un Gicillo di famiglia. No, non dirò niente, dobbiamo rimanere a quattro occhi. Ma via anzi, andate mai in camera mia. Non vi incomodate. Io sapevo che faccio, no. Vado incontro agli sposi, bravo, tanto qua devono venire, vi aspettiamo. Arrivederci. Arrivederci. Tu, che sei stato al municipio? Mo sono tornato e fra poco vengono pure loro, abbiamo fatto tutto. Sì, avete sì. Firmato? Firmato, io vi importavo, e tu vice sindaco, voi siete importati, fatto firma pure a me. Pure a voi. Come? Avete fatto tutto insomma? Sì, sei sposato. Nannina, sei sposato? Sì, ma perché mi fate tutte queste domande? Ah, ci ha avuto una bella soddisfazione. Sapete che avete dato in sposa vostra figlia? Come volete che non conosca il mio genere? Bravo ragazzi!
a un galeotto, un assassino, uno che è stato 4 anni in galera. Ma ci ne muovo piacere, ma che state dicendo? Che sto dicendo? Non c'è niente. Non c'è niente. La tragedia della strada Speranzella numero 19. Una giovane bellissima dai capelli biondi si è trovata uccisa nella sua camera da letto. Per ora non si è saputo altro che la moglie di un certo Berna. Berna. Leggete qua, leggete. Magari appuntate. L'uccisore della donna alla strada Speranzella numero 19 è stato proprio il marito Bernard. Si dice per ragioni di gelosia. C'è chi asserisce che questo Bernard sia sempre stato un pessimo soggetto. Il certo è che la povera moglie fu uccisa mentre dormiva con 2 colpi di pistola. Ora sappiamo che un parente della povera vittima va in cerca dell'assassino per farne la più aspra vendetta. Leggete qua. Questo è un finale. È un finale, è un finale. L'assassino Bernard è nelle mani della giustizia. Un uomo non più giovane, piuttosto simpatico, essendo stato interrogato sul fatto, ha risposto: la passione non mi ha fatto riflettere il male che facevo. Ma non ha che mai ti fatto leggere, Marco? Povera figlia mia, ma come... È stato 4 anni in galera, proprio si è pigliato di che la povera figliola se n'è venuta a sposare. Fa passare una settimana e spara pure. No, che state dicendo? Io metterò fine a questa cosa. Io farò annullare questo matrimonio subito, immediatamente. A Cicur che ha già parlato. Mio caro, ma non c'è più niente da fare. Come non c'è più niente? Tutto è fatto. Adesso bisogna solo augurare felicità e figli maschi. Non è andato figlio, però. Grazie a tutti, veramente. Ma io non so come dovevi. No, niente. E non lo so nemmeno io. Mi va di ridere e di piangere allo stesso momento. Che c'è? Papà! Che c'è? Papà! Ma tu perché ci hai lasciato sole e te ne sei andato? Mezz'ora sono stata senza di te e mi è parto un secolo. Perché piangi così? Ho capito. Forse ho fatto male a sposarmi. No, mi carità, no. Che stai dicendo? Mi ho pigliato Terna, mi ho pigliato... È per la troppa gioia! Bisogna ridere, bisogna stare allegramente! Oggi bisogna mangiare e bere champagne! Ma sì, è vero, papà! Io non capisco! Ma che cos'è questo comportamento? È vero, sì, signore, ogni padre giustamente prova il dispiacere di lasciare la propria figlia! Ma voi siete un uomo per piacere di questa maniera? Non mi sembra il caso. Avete ragione. Devo fare forza a me stesso. Sì. Allora facciamo una cosa, Abbiate pazienza, accomodatevi nella sala che ho preparato di da voi. Portate gli ospiti, cominciate a far mangiare con voi. Andiamo. Io voglio parlare un poco con mio genero, però. Prego, accomodate. No, per voi restate. Ciao, papà. Tanto buono, figlia mia, va. Facciateci pazienza, state bravo. Ma quando mi secco sto padre? Ma voi sono sposato, è poco supporto. Dunque... Che cosa mi dovete dire? Ecco, caro signore, sappiate che voi siete un bugiardo. Mi avete detto un sacco di bugie, mi avete mentito. E che se avessi saputo tutto il vostro passato, non avrei mai acconsentito a darvi in sposa mia figlia. Il mio passato. Don Nico, ma scusate, spiegatevi, io non comprendo. Ah, non comprendete? Ricordatevi. Caro signore, quello che avete fatto alla strada Speranzella numero 19! Oh, fatete così! Che c'è? Siete rimasto avvilito! Non dite manca un coraggio ai sacave! Ma che coraggio e coraggio, papà, voi ci date troppo peso! Sì, e secondo voi è niente! E se per voi è niente, caro signore, per la mia famiglia è assai! Vabbè. Dico io, perché non me l'avete? Perché prima di andare sul municipio non mi avete detto tutto? Perché?
Papà, scusatemi, ma voi mi facete ridere. Ma come, io prima di andare a sposare vi venivo a raccontare quel fatto. E scusatemi, non se ne sarebbe fatto più niente, no? Certamente, si capisce. Vi avrei messo alla porta. Oh. Va bene, ormai vogliamo, passate. Vedrò io come me ne devo uscire, però sappiate. Caro signore, sappiate, mettetevelo bene in testa, io non permetterò mai che voi uscirete con mia figlia, mai. E per quale motivo? Perché la moglie si potrebbe prendere uno spavento terribile. Se avesse anche un tracchino tale per entrare la moglie vostra che va cercando. Oh, frate Mugger, pure che sta saputo. Credo che abbiate saputo che vi va cercando per ogni dove. Ah, sì, l'ho saputo. Quindi non lo menti, non lo negare. Ma che negare e negare, Donico, io non nego niente. Anzi, volete sapere perché l'ho fatto? Ah, l'ho fatto perché la passione non mi fece riflettere il male che facevo. Le stesse parole che ricette coppa questura. La passione non mi fece riflettere il male che facevo. Esatto, e non mi permettete di dire più che io non posso uscire con Nannino. Voi dovete sapere che Nannino uscirà con me ogni volta che voglio io. Mettetevi in testa che Nannina oggi non è più vostra figlia, è mia moglie e comando io sopra di lei. Va bene! E non parlarmi più! Ah! Ma vi ringrazio a farò più scusate, invece sta anche altri! No, mi stai malamente, no! Io qua cazzo passato! E chi comprende io? Un bravo uomo! Ha già avuto una bella soddisfazione! Ma perché? Ma che da casa mia era successo il suo padre? Dammi sta coppola! Dammi la coppola! La coppola! Sono un po' come pensiero. Carmela! Concetta! Michele! Non vedo per coscia! Comandata, eccellenza! Che è successo, eccellenza? Oh, sposa, non ci sta! Non, signore, è uscita prima mattina, potevano essere le 6:30. Che ha reggiuto a quell'ora? E chi non sapeva niente, eccellenza? E poi stava così di cattivo umore, subito per la viscera, eccellenza, un ritornato sulle le capelle con la capa. Non voglio niente, non mi domandate niente. Ma pareva tanto un bravo uomo quando facevamo raga, signorina. Ma quando si è sposata è diventato nuzzo. E che dice a fare? Che dice a fare? Quello poi ha ottenuto il suo scopo. E se capisce, capito? Ma... Mo dovrebbe essere approvata la legge sul divorzio. E invece sta Ischia, capi? Ma stai in Inghilterra? Faccia ria fa. A proposito, eccellenza, poco prima è venuto un uaglione, ma ha consegnato questa lettera con voi. E chi mamma? Che se non me l'ha voluto dire. Me l'ha lasciata e se ne è io. Vabbè, fatemi a sentire. Tenete l'occhio scuso. Alla lungo. Appena vedete che stai stabbiata a barulia con un annino, venitemi a chiamare immediatamente. Non venite neanche, venite qua. Poi ci penso io. Michele, sto male a te, Michele. Ah, ci penso io. Meno alzate, Michele, meno alzate. Ma all'egregio signor Nicola Paletta, sue mani riservate. Urgente, ecco va a urlarmi, cacchiato, ma la dice di giù. Ma dite come sto trovando io, dite un po' così. Ma chi si aspettava? E passa a suare, chi se lo aspettava? Allora, signore, credendo di fare un bene a vostra figlia, l'avete rovinata. Allora, casamo. Il marito che le avete scelto è un brigante, un assassino, un saggio. Io che vi scrivo sono una povera donna da lui barbaramente ingannata. Questo matrimonio l'ha fatto per mangiarsela. Per mangiarsela? Oh, stavo mangiando.
là per mangiarsi la dote di quella povera fanciulla, mangiarsi la mette in fuoco mostro ubriacatino. Statevi attento però, perché egli è capace di farla morire come fece con la sua prima moglie. Orsacci, quello è un delinquente. E chi se lo aspettava? Chi se lo aspettava? Vedevo così un bravo cristiano. Statevi attenti. E tu è quella che sto facendo? Signor, che devo fare? C'è stato un felice ciasciamocco. Dice che se permettete può voler riparlare un momento. Gesù, vuoi fare questa fuori la porta? Fallo entrare! Subito, subito! Oh, ma voi volete un po'? Prego, accomodatevi! Don Felipe, ma vi voglio bene, voi quando venite a casa mia non dovete chiedere permesso, potete il padrone, entrate e uscite, quando volete voi! Troppo buono, grazie! Troppo buono, vi voglio bene! Voi mi dovete sposare a mia figlia, voi! Ma fatevi coraggio, che sta? È canta essere, leggete! Povero padre! Povera figlia, avete capito? Ma a chi sta lui? A chi sta Nico, casa? Nico, questa mattina ci ho fatto una bella pozzata! Lei? Sì, sono chiusa al Palazzo Strada Sperenzella numero 19 e ha già parlato con la figlia della guardaporta, una certa Pascarella. Ah! E le ho detto di venire qua perché voi dovevate parlarle necessariamente. Ma chi ha sa? Ma che sa già lì? Che le sape tutte fatte, tutta la storia. Furono chiamate, sia la mamma, coppa la questura, quali testimoni. Ma fatte che chi spalliamo? Le spara la moglie? Facciamo la trasmissione. Facciamo sì. E se sta fuori la porta? Facciamola entrare. Pascale! La trombo! Ma che è una grava! Che non mi sento! Buongiorno, eccellenza! Questa è una brava e cara ragazza, è incapace di dire una bugia! Bontà vostra! Accomodate! Grazie! Prego! Voi lo conoscete a questo signore? Signor, sì, sicuro, questo signore è il fratello di Teresina, la modista che abita nel palazzo dove mamma fa guardaporta. La sei a casa vostra sorella? Sì, signore, ma non mi chiamate sorella perché mi facete pigliare colla. Stanno contrastati. Ma fateci pace, signori, che la sta sempre sola e non fate che chia. C'è colpa lei, la sua condotta non mi piace. Ma boh, mo lasciamo stare la sorella vostra, pensiamo che è fatto nostro. Dunque, tu lo sai perché abbiamo mandato a chiamare? No, signore. No? No. Perché volevamo essere spiegati un poco meglio, fatti che sparaiamo ieri, nuovo palazzo a Romagna da fare la guardaporta. Ma fatte Bernard. Bravo, fatte Bernard. E perché lo volete sapere? Sulle mie vuoi numeri, se chiedi. Così, per curiosità. Signore mio, quello era un birbante, un delinquente. Oh. Andava trovando il pelo nell'uovo per liberarsi di quella poveretta. Ah. La tengo ancora davanti agli occhi, bella, con quei capelli lunghi che le arrivavano fino a qua. Ma poi era tanto buona, tanto affezionata. Ah. Ci volevamo bene proprio come due sorelle. Ma io non li avevo. Io ogni giorno le portavo un bicchiere di latte, lei una volta mi dava una camicetta, una volta una gonnella. Oh. Insomma, che le capotevo. Quello che potevo. Povera Virginia. Le ultime parole le disse nelle braccia di mamma mia. Disse, io moro, ma moro innocente. Mio marito si crede che l'abbia tradito, ma io vi giuro, non tengo di scena colpa. Signore mio, il lui giorno io e mamma, che a niente mi tanto e tanto, e sta a buffare una lucchia così. Non buffare una lucchia. Ma poi si è saputo perché? Perché l'ha ucciso? Perché? Ma lo spiego. Nello stesso palazzo abitava un giovane studente che la corteggiava. Aspettavo i miei zescari, scrivevo i bigliettini d'amore, ma essa non ha mai risposto, mai! New York! Potete una pazzia, che poi... Mentre essa gli stava dicendo di lasciarla in pace, tornò all'improvviso il marito, lui ne se ne scappato! Virginia, figuratevi, se pensava che morire avesse fatto una scenata! Beh, si capisce, ci ho preso insieme una guaglione! Niente, non disse niente. Neanche una parola. Se tirai a me. Troppo due ore. Oh, signore mio, che sto sul tremendo. Mio marito torna a casa con un bello braccialetto con sopra le sue iniziali. Virginia, figuratevi, tutta contenta. Ma ci regalavo un braccialetto.
durante la notte, mentre che la poverella stava dormendo, che l'assassino piano stava sparando. Mentre dormiva! Ma avete capito? Che delinquente! Ma mentre dormiva a sparare! No, no, no. Ma io non dormirò più. Io sarò un pezzo. E sto con l'occhio aperto così, ma mattina e sera chi va? E chi assa solo che la palumella mia? Amore, lo voglio bene. Restate con me. Guardate una mano, io come faccio? Voi state solo come me, non vedete nessuno. Ci spartiamo a fatica tutte e due. Ma ci imparo in modo che quando io dormo, voi state scettati. E quando voi state scettati, io dormo. E se voi scettate sei mio? Ma ci fa così, che faccio? Perché che è successo? È che Lutalo Bernardo che ci ha detto la moglie, si è sposata la figlia di questo povero. Mamma mia, ma che state dicendo? Ma come è potuto succedere? Forse non sapevate niente. Chi sapeva niente? Chi mamma che mi pare che oggi è piaciuto. Povera figlia, mamma! Tu era fornita. Dite che non devo guardare in faccia a nessuno, mamma, per carità! Mia figlia! Che la calo vuoi che andare? Ma che c'è cosa azzurra? Timo menaggeri, avete altri comandi per me? No, grazie. Grazie assai, signori, grazie. Io poi domani passo col palazzo e ti regalo, eh. Grazie tanto. State buona. State di bene. Allora, che cosa avete deciso? Resterete con me? Io vi vorrò bene come un figlio. Però da mangiare, da bere, da dormire, e a fine un mese pure una trentina di vino. E che mi avete pigliato per una servitù? No, no, denaro da voi non ne voglio. Guardate, solamente vitto, alloggio, qualche vestito ogni tanto, scarpe, camise, cravatte, guante, cappello, soprabito. E mo fa freddo. Ah, bellissimo pure ci vuole. E ne arrivai che se pigliavi 30 lire. Va bene, va bene. Tutto quello che volete, basta che non mi lasciate da solo. Va bene, però voglio in un momento a casa. No, 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 voglio aprire che la coppola... Ma... Allora, quando sarà un'altra volta, quando sarà l'occasione? Ma io ci tengo! Lo so. Voi permettete? Io vado, la piglio e me la porto. Permettete? Vabbè sì, ci vediamo, che c'è ancora. Sì, non lo so, per questa situazione ha fatto perdere la capa tutto qua. Buongiorno, papà. Figlia mia, come stai? Stai buono a papà tuo? Sì, papà. Ma tu però non stai più come prima. No, da quando mi sono sposata stai sempre di cattivo umore. Ma pare che vuoi chiagnere sempre. Ma per quale ragione? La verità proprio, papà te lo dice. Mi è fatta stai più piacere se tu fossi sposato con Don Felice. E perché? È un bravo giovane. Che è ricco e cattivo forse. Mi vuole tanto bene. E poi tu lo sai, papà. Io Felicello me lo sarei sposato solo per fare piacere a te, non perché gli volevo bene. Enrico invece è bello, distinto, elegante, vestito alla moda. Spara! Conoscello mi pareva uno scemo, uno stonato, non si imbrogliava a parlare. Insomma, papà, non era buono a niente. Eppure, figlia mia, sono sicuro che quello ti avrebbe fatta felice. Vabbè, ormai guai, l'hanno passato e ce l'ha madre. Vieni qua, siediti, figlia mia. Dimmi una cosa, dici che tuo marito è asciuto un presto stamattina? Sì, papà, tanto presto che non l'ho nemmeno sentito. Addirittura. E tu poi lo sai, io c'ho il sonno pesante. Ma figlia mia, che se non va buono! Come può piacere? Quando dormo, cerca di sta asciutare! La scemerina, che dici? Questa è bella, sto sveglia! Certo. E io quando mi addormento dormo! Non mi arrombi! Come dai? Se proprio vuoi dormire, che già fai giù, io non ho capito. Oh, ma dimmi una cosa, ma te l'ha detto poi dove doveva andare? Perché? No, papà, non mi ha detto proprio niente. Non ti ha detto niente, no. Aveva tenuto la bocca cosuta, giustamente, non gli conveniva. Senti, figlia mia, ascolta papà tuo, qualunque cosa succede, una discussione, una lui ha sempre ragione, c'hai ragione, non porta, ha ragione Ramlais, dice sempre che sì, non lo contrasta mai, lascio perdere, e si vede che si imbriacano l'acqua, vieni da me subito. Sì, papà. Hai capito? Sì. Si ha visto un grano giovinotto, per me, non guarda manco in faccia. No, no, non giovinotto, chi guarda? Bravi, bravi, ma la cosa più importante, questo non te le ascoltare, questo le devi fare proprio alla lettera, come ti dico io. Quando urma.
cerca sta scedata, hai capito? Tanto così, ma basta così scedata, quello che avete. Allora a me lo passano a me, poi puoi passare pure a me, puoi passare. Ma vedi un po', dormo e sto sveglia. Ma, e chi lo capisce a papà, sono due giorni che è diventato proprio strano. Ma come se mi avessi sposato uno stravagante, nemmeno avrebbe fatto così. Ma... Cara moglie mia, eccomi di ritorno! Oh, finalmente sei arrivato! Ma volevo prendere immediatamente una carrozzella e devo correre subito a Toledo! E perché? Perché ora che sono venuto nella posta, guarda, ho trovato questa lettera, è dell'avvocato Pilluno, compar Miglio, quale mi dice, venite subito da me, ho da affidarvi una causa importantissima! Capirai, nanina mia, non posso perdere un minuto di tempo, è un affare che me ne porta altri 100 appresso! Sì, hai ragione, ma che vuoi da me? Io ti vorrei avere sempre vicino. Eppure io, tu lo sai quanto ti voglio bene, ma quando capitano di queste cose non c'è che fare. Che vuoi fare? Boh, guarda se ti piace questa cosa che ti ho portato. Oh, quanto è bello! Un braccialetto! Ti piace? Assai, assai! Grazie. Veramente di gusto! Ma ci hai fatto incidere anche le mie iniziali! È per questo motivo che sono uscito presto stamattina. L'orefice di Mario e Remarmo a mezzi che li delegano. Tanto ti voglio bene, marito mio! Grazie, grazie. Nanna, ma rimanete. Ma vado da che è? Io mi trovo sempre a tu. So privenendo da una stanza che subito mi trovo a re. Poi ti devo dire la verità. Quello mi guarda con certi occhi che certe volte mi fa paura. No, no, Enrico caro, non ci badare. Quello è carattere, non lo fa per cattiveria. Ma tenere sempre un coppa a nociuro cuore, credimi, è un affare serio. Lo so, hai ragione. Ma sono le prime volte, i primi giorni, poi passerà. I papà sono sempre stati gelosi delle loro figlie. Signori, buongiorno. Oh, amica mia! Signora Elena, buongiorno. E così, come state? Non c'è male, grazie. Mi sono trovata a passare qua e ti sono venuta a fare una visita, ti dispiace. Ma no, mi ha fatto tanto piacere. Allora, nonnizza, io che faccio? Io ne approfitto che tu sei con la signora Elena, vado a fare quei servizi che ti dicevo prima. Va bene, ma non più di mezz'ora però, eh? Mezz'ora basterà. Arrivederci, arrivederci. Ciao, ciao. Arrivederci. Elena, guarda che mi ha regalato Enrico stamattina. Ah, sicuro. Povera e bella. Nanni, io sono venuta qua per cercare un favore grosso assai. Parla, senti, che stai? Tu già sai come te ricette. Che chi lo cancre, Don Federico, a forza mi vuoi qui. E lo sai. Senti, a ieri sera che mi combinai. Potevano essere l'unici. Marito mio Cicillo si aveva ancora ritirato. E se la faccia da finestella e la cucina. Ovretti, passa. E lo ricette, Don Federico. Per carità, se io avremmo voluto bene, tornatemi che li lettere me. Ah, sì signor, e tengo in casa che facitemi sagli, capisci? Voleva saglire l'amico. No, scusate, ma voi non potete saglire, ma va calupanare così mi è dato. Bravo. Va bene, ricettis, infatti a calaio panare. Iam, iam, facite ambres. Ecco qua il lettere, tirate. Nannina mia. Mentre stavo tirando bene marito. Oh, mamma mia, che stai facendo là? Io figuro, tirato poco pure. Che stai tirando? E a frutto per stasera. Vatta a spugliare che mo venga. No, voglio tirare io. Mamma mia, so per tu. Sono detta a tirare. E ando vino di indovinare che ci trovai. E lettera? Ho bocchine Don Federico con tutto si grappiccia. Ma che stai dicendo? Tutto quello che è successo te lo puoi immaginare. Abbiamo fatto la nottata chiara chiara. Non sapevo più che le risce le poca capacità. Hai ragione, amica mia. Ma mo cerca di chiamare a questo Don Federico. Parlaci e levatelo da torno una volta e per sempre. No, cara nannina. Io non ci voglio parlare più, non lo voglio vedere più. E come fai? Perciò mi sono venuta a cercare un grande piacere. Chi l'oggi certo viene qua? Tu chiamati e dici che non mi guidassi più, che stanotte a casa mia c'è stato l'inferno. E lettere mai di fare a te. Vabbè. Aggio pazienza, nanni, ma io solo con te mi confido. Che saccio che muovo ben assai. Sì, signore, non ti preoccupare, pensia. È permesso? Eccolo qua. Non si capisce chi l'è venuto a prisa.
Nanni, non mi voglio far male. Fammi piacere, parlaci un po'. Sì, sì, sì. Allora, entra in quella stanza e statti calma e vedrai che mi farò dare io quelle lettere tanto compromettenti. Vai, dai. È per me. Accomodatevi, accomodatevi. Salve, signora Nannina. Buongiorno. E così come sta? Beh, non c'è male. Ieri sera Enrico mi ha invitato a tirare due colpi al bersaglio. Se permettete, l'attendo qui. Oh, ma prego, accomodatevi. Ringrazio. Fate il vostro comodo. Ringrazio. Ma poco prima è venuta a farvi visita Donna Elena, la moglie del dottore. Sì, signore, è venuta. E mi ha raccontato pure il fatto di ieri sera. E mi ha detto che stanotte non ha dormito per causa vostra. E perché? Come perché? Voi le avete messo il sigaro col bocchino dentro il paniere. Il marito lo ha trovato e vi potete immaginare che cosa è potuto succedere. Ma io letto fanno scherzo. Oh, bello scherzo. Don Federico, se mi stimate, cioè, se provate amicizia per mio marito, mi dovete fare un grande piacere. Ditemi. Lasciate stare quella povera donna. Non le date più fastidio. Elena vuole bene a suo marito. E questo era tutto. Non dubitate che da oggi in poi per me la signora Elena non esiste più. Mi date la vostra parola d'onore? Parola d'onore. Bravissimo. Ora c'è un'altra cosa da fare. Ditemi. Mi dovete restituire quelle lettere che ci avete. Pure che sì. Sì, signore. Mio caro Don Federico, quando una donna è maritata si mette paura di qualsiasi cosa. Voi siete un giovane di talento e certe cose le comprenderete benissimo. Già che questo vi fa piacere, per voi farò qualunque cosa. Bravo! E quando me le portate? Ma quando volete voi, anche stasera. No, deve essere ora. Andate un momento a casa e portatele. Va bene. Ma fate presto però, perché se viene mio marito non possiamo fare più niente. Un quarto d'ora e sarò qui. Arrivederci. Ah, speriamo che Enrico non torni prima. Sangue bacca, che questo c'è sta sotto? Mannaggia l'arma di mamma, sì, sì, mo fa marena. Poi quelli sono due uomini che si è sposato e già si è trovati sopra il numero. Povera infelice, e che l'è morta? Mo marito sparmulesse! Va bene, ma che sta? Don Nico, povera casa vostra, è successo guaio. Ma che è successo? È successa una cosa che non potevo mai immaginare. Mi si va? Mo' che sono venuta, ho trovato vostra figlia Nannina che stava parlando niente di meno che con un giovinotto. Oh, e che se stava una ricetta? E se diceva, mio caro Don Federico, quando una femmina è maritata si mette paura di tutte cose. Ah, e se ha detto, io per voi farò qualsiasi cosa. Ah. E se ha risposto, sì, allora andate a casa e portatemi il mio proprio. Ma che cosa? Che ne saccio? Allora io gli ho detto, quando è stasera ve porto? E gli ho detto, non signore, ma vi da portiamo proprio. Perché si viene marito, ma non potete fare niente più. Ma questa mette il cervello. Ma come? Questa è mia figlia. Vostra figlia. E capirete che se l'ha pure un marito, è morta prima di stasera. Ma se capisce? Ma come l'ha chiamata? Chi? Don Federico. Caro Don Federico. Caro Don Federico. Questo è l'amico del marito. Questo la mannatissima per essere come reagiva, come ha capito, come si comportava. Chi le sa per tutte cose se sta zitto? Come ho detto la prima moglie, quando è andata a nottata, pigliare, sto... posso guagliare, ma passa la mia. La prima è venuto uno signore, ha portato questo cassettino diretto al signor Bernard. Ha detto, ma raccomando, consegnatelo proprio in mano a essa. Ah. Che ha già fatto. E non c'è... Poi non coppo da tavolino, la io, ma non c'è, poi quando viene se ne parla. Va bene. E che ci stiamo là dentro? Prima vedi. Ma mette paura che stiamo lì all'improvviso. Mettetevo sotto la porta, ma ci dà spiglio. Sentite, ma capire che ci sta a e che ci sta a dire? Sangue la miseria! E arrivato Iur! Madonna mia bella, vediamo! Un mamma mia, come... Manico! Manico, che state? Che state? Avete visto? Mi ha attaccato! Madonna mia! E pistola, puttana! Ombli! Andiamo sui carabinieri! Andiamo in quest'ora, muovi mi chiamano subito, immediatamente in quest'ora. E che siamo a fare in quest'ora? Non lo sapete che come vi rispondono? Che mi dicono? Non potete fare niente, fatevi prima sparare e poi venite qua. E dopo come ha sparato, come ci manca più? Ma che ne sa? No, ma non so, non lo so. Non lo so.
Ma che tu vuoi, proprio un buon lampera? Benissimo, don Nicolò. Come un buon lampera che tu vuoi. Scusatemi se vengo a importunarvi, ma io non tengo parenti, non tengo nessuno. E quando mi piglio coloro non ricocca mica che mi consolassi. Ho passato la più grande disgrazia che può capitare a uno. Sì, accomodatevi, dateci un ma come si chiede? Niente di meno, mia moglie, che credeva un angelo caduto dal cielo, mi preferisce a un altro che non conosce. Quella porta pure non sapendo ci sarà caruto. No, no, esso lo faceva piacere, se no non la l'avevo panato. Meno male che me ne accorgetta all'improvviso, tornai a casa, tirai a panare e che ci trova? In un bocchino così caro. Figurato che succedette a casa mia. Essa a Bilbao non è tuo coraggio di ricevere niente. Mi pagasse pure 1000 franchi. Per sapere che mi sono un bocchino, ridò parlare di mia moglie. Ma sapete che facciamo? Vediamo su quaccettino la nascondiamo. Così lo disarmiamo. E poi se vuoi trovare noi che dicite? E dicimi che canna portata niente, disciuta. Essa sapete che scusa trovate? Ricette che ero parlare lo fruttaiolo. Ma non era vero però, perché esce netta bascia. Io frutta io lo sono giù e mi è strada, proprio là non si va affacciato esso, ci stava una piazza di tutte sputacche. Questo che vuol dire? Che il mio signore ha fumato una buona mazzola e poi ricetta, tieni, fumano poco pure tu. Ma dico, arroiato, sentite, ma dico, arroiato. Grazie nanni, grazie assai. Va, va. Abbia pazienza, che si sono cose che possono succedere a chiunque. State buona, ci rimoggio. State buona. Eh no, cara mia, queste sono cose che capitano solo a chi non tiene il cervello in gamba e a chi non vuole bene al marito. Ah. Ma va, ti voglio fare vedere. Sei a posto tu, niente da lei, non ti muovo. Figlia svergognata, figlia snaturata che non sei altro. Ma che cos'è, papà? Che cos'è? Perché mi dici queste parole? Delinquente che non sei altro. Papà. Poco prima l'abbiamo saputo, sai. Tu stavi parlando con un giovinotto, con Don Federico, l'amico di tuo marito da sola in questa stanza. Lo puoi negare? Ah, l'avete visto? Sì, l'hanno vista. Adesso mi devi dire immediatamente. Che cosa vi stavate dicendo? Sì, signore. Stavamo dicendo che un marito... Un marito? Stavamo dicendo che Enrico mi vuole tanto bene. Sì, sì. E Don Federico mi diceva, signora Nannina, vogliatelo bene perché se lo merita. E no, papà. E io gli rispondevo, sì, io gli voglio tanto bene. Dopo, papà, viene lui. E poi papà, gli stavo facendo vedere un regalo che Enrico mi ha fatto stamattina. Guarda papà, guarda quanto è bello! È un braccialetto con le mie iniziali sopra! Un braccialetto? Sono tamore! Sul braccialetto te l'ha regalato proprio tuo marito! Sì papà! Vai in camera tua! Mettiti in camera tua, non ti muoverà la manca perché hai capito! Non uscire da lì! Ma perché? Che è stato? Non sono con i cenni! Ma perché? Niente da... Concetta! Concetta! Ma con un braccialetto! Vai presto a mia figlia! Accompagnami in camera tua, fate indegnare vicino a essa, non ti muovere, non la lasciare ma mai solo! Si vede che ci rullo e ti può rompere a buffo le palate! Ma no, no! Ma vieni a chiamare a me! Ma non fatemi le cose! No, no! Signori, ma piacere non mi faccio qui! Ma che sta? Che ne sta? Non dico, che sta? È pure un braccialetto, che altro vogliamo sapere? Hai fatto chiagnere a che lavora, figliolo! Ah, potesse consolare. Pure un braccialetto, la verità. Onnico, quando voi vi siete infuocati in quella maniera, e se non sapeva che rispondere, ha detto che stiamo parlando di un marito. Ma è vero, lo so. Ma la verità è quella che fa genitiva, lo giuro sul mio nome. Non giurate, che ne si è capito subito, la faccia che ha fatto, non sapevo che dire. Signor Nicola, buongiorno. Ah, beh, buongiorno! Ma buttate che la cosa... È così come state, state bene. Non c'è male. Signore, sappiate che il vostro comportamento non è da galantuomo. Voi siete un farabutto, siete un traditore! Bravo! Traditore, siete un traditore. Così rispettate l'amicizia voi, è vero? Mia figlia mi ha raccontato tutto. Segno è che la vostra amicizia non è sincera.
Voi vi fingete amico del marito per poter più liberamente corteggiare la moglie. Come le è venuto in capo a che le notizie da questo? Avete capito? Vabbè, perché lo avete fatto? Perché? Adesso mi dovete dire immediatamente che cosa gli siete andati a prendere a casa vostra. Sì signore, le sono andate a prendere... Le sono andate a prendere certe cose che a voi non vi riguardano. Ecco tutto. Ah, non mi riguardano? No. Vi farò vedere io se mi riguardano o meno. Caro signore, abbiamo capito troppo il vostro comportamento. Sappiamo adesso chi siete. E usatemi la cortesia. Uscite immediatamente da questa casa e non ci mettete più il piede. Ma perché? Perché posso crescere fuori da questa casa. Ma che sta succedendo? Tu dici che mi scaccia da questa casa come se io fossi un ladro. Altro che ladro, sì. Siete un farabutto. Vi ho detto di uscire immediatamente e non fatevi più vedere. Ma perché devi uscire? Ma sto crescendo, vi occupano le case, faccio quello che puoi dire. Che si vorrà in questa casa, avanti. Ed io invece voglio che resti e venga sempre che vuoi. Caro suocero, voi vi dimenticate che so già a casa mia. E io sono libero e padrone di ricevere chi mi pare e piace quando voglio. Ah! Ma c'è cattà di amore. Capite? Abbiamo capito. Ed erano concertati tutto. Hanno studiato bene la cosa. Visto come vanno d'accordo? Tutti e due. Bravi! Bravi! Avete fatto la conserva. No, avevo fatto i mulini sott'uglia. Ma pure lo spiritoso, va bene. Va bene, ma so io che cosa fare. Sì. Metterò fine a questa cosa. Parlerò con chi dovere. E vedrete se non riuscirò ad ottenere quello che voglio. Vi allontano a tutte e due. Prima va a finire così. Abbiate pazienza, che queste sono cose che non so fanno. Chi state che sta sempre in tasta casa? Ancora non ci capite chi è. Ma te perché ti voleva? Perché ti voleva cacciare? Non ti posso raccontare niente. Poi quando è oggi capirai che stiamo su nessuno e ti racconterò. Aspetta, oggi ci ho passato l'ultimo guai della vita mia. Chi ne sono due pazzi? Chi lo sa arraggiato in una maniera che non si può credere proprio? Ma l'armiere ti ha portato che lì pistò. La verità ancora non me li ha portato. E allora quando è oggi porta in me che pure so bene. E così ci spazziamo le cose. Stato buono, Enri. Ciccillo rispettabile. Arrivederci. A proposito. Oggi un rim sia vero che si perfeziona, te la metta alla prova. Va bene, non ti preoccupare, state buono, Federico, state buono. Sì, sì, mi tengo proprio un bersaglio a parte la capa. L'avvocato Grillone, compare mio, ha scelto me per difendere una causa importantissima. Ah, bravo, e che si tratta, avvocato? Si tratta di un marito che, avendo scoperto la moglie insieme con la moglie, ha pigliato un fioretto che teneva in dubbio, sto! E l'ha volata tutte e due! A un soffocatino! A un soffocatino! Scusate, avvocato, è una passanina! È chiuso! Certamente io dalla parte mia farò di tutto per difendere! Se ci sono documenti che provano l'infedeltà della moglie, state certo se ne esce libero e franco! E io i documenti e te? Ho un pochino così caro! Scusate, avvocato! Ditemi! Ma ho un pochino così caro! E documento! Qua pochino, scusa. Dunque, c'è stato un signore che tira un panare, no? Un signore che tira il paniere? Ma perdonatemi, mi sapete, sono un dunque, c'è stato una moglie che tira il panare. Però il marito all'improvviso dice, ne moglie, ma che stai tirando? Dice, niente, ha frutta per stasera. Voglio tirare tira un po', e che ci trova? Un pochino così caro. Mo dico io, sto pochino così caro. Documento! Ma è stato proprio su bocchino qua. Sì signor. E a voi è successo il fatto? Sì signor. Diciamo che avete avuto un indizio, ma proprio documento non si può chiamare, no. Ma poi io credo che qualcuno abbia voluto scherzare. Vostra moglie non è donna capace. Lo credete? Ne sono sicuro. Ah, ma io non sono cattivo, sorveglierò tutto. E come appena vedo una cosa strana, vengo subito a riferirvelo. A disposizione. E mo scusate, voglio venire poco alla casa perché mi muori su. Tenete su. Ci ho fatto la nottata chiara, pensando a chi ha messo un bottino, ritrovanare a mia moglie. Mamma mia. Ecco qua un altro infelice. Ma queste sono cose lì. La causa che vado a difendere è terribile. No, ma che coglia la moglie insieme con la mano. Ma scusa, ma quelle sono cose che una ha passato a forza, no? No. Qua, io se la riuscissi a vincere sta causa, sarei una bellissima soddisfazione. Queste sono le cause che fanno acquistare il nome. Sì. Tutto.
tutto dipende dalla lettera. Io devo fare di tutto per commuovere i giovani. Tutto. Ad esempio, se mi riuscessi volesse fare così, ecco. Signori giurati, guardate bene quell'uomo seduto lì, sullo scappello d'erede. Riflettetelo bene. Esaminate bene il suo sguardo come l'ho esaminato io, sì. Perché io quando lo andai a trovare in carcere, lo interrogai sul fatto e mi disse queste testuali parole. No. No, signor avvocato, io sono innocente. Amavo mia moglie come si può amare la vita. Ma quando mi sono visto davanti agli occhi il tradimento, quando mi sono visto rubare il cuore di quella donna, quando ho capito che quell'angelo, che tale io credevo, non era più mio, allora un velo mi si è calato davanti agli occhi ed ho pensato, non è più mio e allora non sarà più di nessuno. Io l'ammazzerò! 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 Sì! Che fai bene? Accidita a me! Ma che sta donna? Accidita al tuo paura vecchio, accidita a me! Ma perché mi devo uccidere? Ma mi peccato di uccidere Annanì! Annanì? Io voglio ammazzare! Oh, stai dicendo Annanì a te! Ma no, che stai parlando? Detto Annanì, voglio ammazzare! Ma io devo fare chiudere tutte le russi, lui pazza! Ma mi rendo poco che sono passato in tasca a casa, ma mi rendo poco! Anche la scala! Me lo vuole negare! Ma mi chiamo subito in sulla costruzione! Voglio andare... Venire qua! Carmela! Figlia mia, come tuo marito devo sparare! Stavolta vostro marito faccio! Faccio! Dobbiamo andare in questo luogo, siamo stati! Portatevelo, non ce la faccio più! Corriamo in quest'uno! Facimmo pace. Niente, non ti voglio avere manco pittate. Birbanda assassino. Ha già passato che la nottata a causa tua. Ma così si tratta i miei cani, non c'è una moglie che ti ha voluto tanto bene. E io lo saccio, ma così va a finire, e stava ragione, e oggi tu. Ma è l'ennuccia mia, ma io mi ero pigliato forza con loro. Che anni sono bocchino rindopanà? Come chi è stato? Ti pare che te l'ha giurito. È stato che comunque che voleva fare guida con te. E tutto questo perché? Perché non tengo nessuno, non tengo una mamma, non tengo un padre, non tengo un frate che mi potesse proteggere in qualche occasione. Perciò tutto quanto sono pigliano. Ma sa che te dico, un'altra volta che ti permette di sospettare una cosa e questa, io me la vado. Mi metto a fare camarera, mi metto a servire, ma innanzi a te non ci sto con più. No. Facciamo pace, muovete. Va a te, mi sono attaccata indietro se ne parla rimane. E sono nata a nottata appiccicata con te. No, facciamo fare. Che vuoi, nata vado non lo faccio. Oh signori, vi saluto. Ho servitore mi ha detto che sono usciti tutti quanti. Ma non sapete dove sono andati? No Gigi, che è successo? Vi state contrastando? Ha già fatto un sbaglio per motivi di gelosia. Ma io mi sono sottomesso, ha già chiesto mille modi scuse. Ma essi in nessuna maniera vuoi fare pace. Non vedete, ci volete mettere la buona parola con voi. Aspettate, poi ci pensi. Bravo. Signora Elena, finite questa cosa. Vostro marito si è geloso, è segno che vi vuole bene. La gelosia, sapete, è figlia dell'amore. E lettere me l'avete portata? Sì, lo ritengo in casa, troppo ci sono andati. Ma voi vi ricorderete qualche volta. Va bene, e non parliamo più. Ma tu mi promette non sospettare più a me. Promesso, non sospetta più di te, moglie mia. Avete visto?
se non venivi io non se ne faceva niente. Grazie Don Federico, vogliate accettare questo bocchino a mia eterna gratitudine. Grazie, l'accetto con piacere, ovvero è bello. Facce corn. Ora ci andiamo a fare una passata a terrazza. Ah, bravo. E lei non viene pure tu? Io vuoi, io aspetto Nannino, quando viene scendo voi? Se non posso fare questa cosa, sono un po' scendonare lì. Vieni Ambres, mi raccomando, ti aspetto un po' a terrazza lui. Vieni presto, mi raccomando. Che faccio? La venga a me e ci fa una passata un po' lungo ma. Bravo, cioè, stai fresco. E io vengo a bottiglia, mamma mia. Che faccia tosta! Che vergogna! Che vergogna! Nanni, che sta? Ah, vai, voluti per forza un coppa a quest'ora, così come stava, ma perché dice che... Coppa a quest'ora, perché? Perché dice che stanotte Enrico mi spara! Oh, mamma mia, perché? Qual è il motivo? Che ne saccia? Lui è... Pellicella, ma parano due pazzi! Non ci capisco niente più. Maria, ma perché lo avessi a sparare? Chi l'Enrico mi vuole così bene? Ma che sparare? Ma tu che dici? Avranno piato che sbagli, senti a me. E così dico pure io. Ma loro niente, niente, non si fanno capace. Tu fai ancora l'occhio. Vai in camera. Papà! Ma ti fai di dentro, dentro! Dentro la camera tua! E non si muoverà la tinta per l'estero laggiù! Mamma mia, che sono qua! E finisci se ne va! Vogliamo avuto una bella soddisfazione, amore. Toglietemi una curiosità. Dite. Ma quando l'ispettore va chiamato in disparte va a parlare zitto zitto. Che va lì? Donnio, andatevene a casa, state tranquillo, perché fra poco vi manderò quattro guardie e metto sotto la casa vostra e non ne faccio muovere là. Mi ha parlato un po' come le mandano i due e mi vanno a chiamarmi, l'hanno avuta qua e mi deve dire per filo e per segno perché sta facendo tutto quello che sta facendo. Sì, sì, mo fa marenne, perché l'immugliare la pigliate per quale? Voglio, voglio dire un bersaglio, voglio. Voi sapete che a me fa però, dobbiamo andare dentro perché io ci avete proprio la faccia che fa quando sono qua e non la pigliavo. Nico, aspetta un momento, ma quando è che mangiamo? Mi tengo una fa. Ma voli, ma te mi scuoi per la capa per stato mangiare, se la palla di mano. Vai fino a Romano, ma ne muore. È morita, che la cosa, la cosa c'è mai. Signore, io volissimo, ma bravi, siete andati. Prego, accomodate. No, non voglio chiamare. Voglio un bilano da manere, per non far vedere che sono venuti addosso. Ci faccio, aspettate un po'. Facete, hai fatto vostro. In modo che porta sale, trova padrone e torna. Permettete. E faccia legge, faccia. Fate i fatti vostri. Ne posso sentire male? Sì, sì. Ha già fatto una pensata. Questa è casa che l'ubirbando che faceva amore con me che si faceva chiamato Luigi. E invece si chiama Don Enrico e si è sposata la signorina Nanni. Molo rico che mi facesse fa pace con frate ma felice. Si non paga da moglie e lo conto tutto con insomma. Ne è piccere, Don Enrico ci sta? Non signor. Ma che uomo devo dire? Allora mo scengo la cattanato su di poi torna e se un guarda porta mi dice che si è ritirato, i sai e l'aspetta fuori la saletta, tu mo chiama e la dice che l'ha già parlato necessariamente. Va bene, va bene. Pascare a un genere, mi voce per il mio bacio palazzo e grazie a Sara. Ma che grazie, l'importante è che fate pace con vostro fratello. E speriamo, ma ciao un genere. State a posto. Statevi bene. Statevi bene. Facciamo una casa qua. Hai detto, ma non è tenero, rimane me da. Quando è di mano mi imposta sotto il palazzo suo. Ma quando è scucciando dice sempre la stessa cosa. Ma fatta la capa tanto. Non vedete? Me l'avete portato? Sì signore, e tengo in casa. Ma voi perché avete detto tutto a vostro padre? Che cosa? Che faceva amore con la moglie di Don Ciccino. Io? Ah. Ma quando mai? Chi ha parlato? E come va che vostro padre sa tutto? E chi ne sa niente? Datemi le lettere, fate presto. Eccole qua. Ah, meno male. Dammi che le lettere! Ma perché, papà? Dammi queste lettere, salma! Oh. Perché, sciuta, perché? Sei stato con le mani nel sacco! Ma che è stato, manda sta casa San Lucco, sei! Donnico, ma che è successo? Niente, Gigi! Mai come questa volta non è successo proprio niente! Meno male, meno male! Devi dire, Rim, che cosa è successo, lo voglio sapere, Donnico! Stracciate sti letti! Alziateci, facile, fatelo per carità! Su! Mi devi dire che cosa è successo! Fate...
Comunque, perché stavate qui? E c'è una conta culo. Se gridate con mia moglie, vi dovete dire perché stava qui. E lo chiedete a me? Sì, certamente. Chiedetelo al vostro degno compare, al vostro amico del cuore qua, perché stavo gridando. Chiedetelo perché. Ma come c'è fa, amici miei, ci passate guai, che sono due pazzi, Qui va lui che fa una rasata. Io un'ora fa stavo rivedendo la riga che devo per quella causa importantissima, ma là non posso fare figure niente. Quelli sono venuti a tempo, hanno seduto tutto la riga e si credevano che io volevo accidere. Favorite, accomodatevi. Ah, non vuoi accettare. Dunque, mi avete detto che vi chiamate? Mote l'angelito, leone mitraglio. E volete parlare con Don Nicola Palermo? Ma allora si su, c'è sta o non c'è sta? Sì, sì, ma ve lo chiamo. Che brutta faccia. Ma trovo chi sarà. Come sarei contenta se fossi io. Guarderò per 6 anni di lacrime e di dolore. O meglio, mi lo ad ommeni. Scusate, ma camperino poco, come ci faranno là? Ecco qua, prego. Questo signore qua? Sì, vi vuole parlare. Ho capito. Dunque, voi mi dovete parlare? Signore. Signore. Hanno portato sta attrezza con Bibbia. Un martello? Da chi ha già cinque? E chi lo sta a cinque? Porta sto martello alla casa. Porta qua. E scusa. Scusa, dove c'è? Ma voi volete parlare con me? Ma già domanda una cosa. Dite. Ma questo signore chi è? Un amico di famiglia, potete parlare liberamente. Che si tratta? Io sono Leone Mitraglio. Sì. Sono confrate che la femmina che 6 anni fa, mentre si dormivo, marito l'ha ceretto. Chissà che lo dà la parente. Prego, prego. Signor Tricot. Tricot. Come mi chiami? Hai già sbagliato l'animale. Ditemi, di che si tratta? Voi in me non vedete un uomo. Voi vedete una tigre, oui, che, m'ero sbagliato. Che disperata nel deserto va in cerca di una preda. Ma che hai da fare con si preda? Voi siete un giovinotto, non volete un guaiato, all'estero vai a passare noi, lasciate a chi da cercamo questa preda. Ma qua preda, una preda, una preda. Una preda, no che la preda. Una preda per diffamarsi e dissedarsi. Dopo 4 giorni che stanno si sposati, sì. Io mi metto a Genova. Perché mamma mi stava poco a poco. Ah. Appena sapete che fu acceso, subito mi tornai a Napoli. Ma non trovai nessuno. Non arrivo tutto. Ma anche una fotografia che la povera Virginia. Hai visto? Lasciai tutto. Ha pigliato un patato, che tu ti sei qua fritta, non era giusto. Ricetta in capo a me, a chi lo disonesse ci ha già fatto passare l'ultimo guai della vita sola. E sin da che momento l'avesse tenuto rinde in mano, ci avesse stracciato ancora qui. Stavo carcerato. E voi? Assassino, però siete legati alla capa d'osso. A forza, a chi andate a cercare? Andate a parlare alla rete. Io stavo carcerato. Ah, io stavo alla rete. Chi stava alla rete? Capito? Stavo carcerato. E fu la salvezza sola. Ho capito. A così me ne tornai nato da Genova. E di città in città ha girato tutto. Ma sempre con pensiero mi vendicavo. Mo sono 6 giorni che sono tornato a Napoli. Stamattina sono passato dopo Palazzo Strada Speranzella numero 19, ero stavo casa sola. E poi, ma così mi girai il cervello. scusa, voi facete a Strada Speranzella e facete segno H. A Strada Speranzella, sta là! ma mo, Nico, ma vi dici di sicchelle che mi ha detto guarda forte stamattina voi. Si Bernard sta qua e si è sposata la figlia vostra. Che c'è? Ci dopo 6 anni, mo trovo faccia a faccia. Che c'è? Hai riuscito a dire così la cina c'è l'uomo tua. È mia figlia. Ma sposì, no? Sentite. Barboncino, Leone mi chiama. Sì,
sto ubriacando, che già mi emozioni. Voi vedete un padre che mai si voleva aspettare una cosa del genere. Ma allora, dov'è? Ha guardato il tuo marito la festa lì. E Aristo gli assassino. Aristo! Che cosa volete fare? Ricordatevi che state in casa mia, voi che intenzioni avete? Ah, io sono buono a giù. Sacci campà. Sì, che. Ma vedi, la gestita a due. E troppo tre passi, spariamo insieme. E poi pure dopo lui. Non mi passa manco pagare. Ma la gi fa provare quella che essa ha fatto provare solo. Il sono là, insomma, con un pensiero. Mette paura che essa fa la stessa cosa con mia figlia. State senza consigli. Non lo rompo tempo, manco esce a te. E stiamo parlando. E chissà là che sta succedendo. E avete ragione. L'uomo niente è capace di fare una tavola. Vuoi dire che la povera vittima mia. Ma vedi? A quarta parte mi ha detto l'urto che parlo di solo. Sì. Al primo colpo mi svegliai, mi aveva colpito alla spalla. Ero piena di sangue. E si chiagneva. Per pietà le disse. E chi lupa mon pigliai a pistola. Ma accisa! Accisa figlia mia! Ah! Non sta! Che sparai a Sodomo. Ma come lo dici? No! Ma sentite, mi avete fatto perdere tutto il tempo e date la squadra tutto quanto! Allora... Ma aspettate, scusate, ma quel tale parente che vi andava cercando? È un fratello di mia moglie che vuole sempre da nato. È un cascettino che è il pistolo che arriva diretto a voi, qua. E sono le pistole che ci sono subito a me e a Federico per sparare un bersaglio. E Don Nicola, parona mia. E questa lettera che è venuta diretta a me. Questa lettera? Facetemi la vita, dai. Sangue bacca. Che suo carattere della sera. E questa lettera Don Nicola ve l'hanno spedita perché si credeva che era quell'altro Bernardo, Danita Vella. Ah, vuoi anche quell'altro? Chi l'altro? Scusate un momento. Prego, prego. Che cancro avete combinato? Che avete fatto? Io sapevo si fatti, coincideva tutto così perfettamente. Signor, ora c'è sta una figliola. Dice che vada a parlare necessariamente. Necessariamente? Sì. Vabbè, signori, permettete. Ma voi avete capito che mi ha combinato stufo? Ma facesse una paliata, ma facesse veramente, ma mettesse un toglietto per nati 2000. Sangue qua! E che lettera si? Don Ciccillo, la serva spaciato. Quella signora vuole a voi. A me? Sì, sì. E chi è? A voi. Signori, permettete. Poi avete capito che ha combinato? Avete capito che mi ha combinato? Umano, che lettera si? Io credo che state dormendo tutti quanti. Non vuole a me, vuole a quel signore là. A me?
E chi? Signori, permettete. Ma si fa sta pesta, femmina, con chi cancro può parlare? Ma per una cosa curiosa. Non capisco. Proprio così. Anche se c'è una bella. Tutto quanto non vede nessuno curiosa. Manca se fosse una riavola. Io non sono venuto per nessuna ragione. Sono venuto per fare pace con frate ma felice. E se questo non può essere, vorrà dire che me ne vado una tavola. Ma questa è vostra salente? Sì signore, per servirvi. È facile, questa che cos'è? Ebbene prego anch'io. E fai più l'amore con nessuno. Non ci ho pensato, ma sono barata. Da oggi in poi era barraccio tanto non paro l'occhio. Brava. E allora vieni fra le mie braccia, sarai la cara. Oh, 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 sì, brava. Sarete più criticato dal pubblico, no. Ma sarete applaudito. Lo credete? Ne siamo sicuri! Speriamo! Che sono presenti in sala, a tutto lo staff del Teatro Izzo, e vi volevo presentare, se me lo consentite, vi volevo presentare la compagnia Andrea Scialla, Fabiana Cianzo, Raffaella Di Grazia, Jonathan Tettone, Nello Santo Anastasio, Valentina del Prego, Corradino Campofreda, Rosanna Natale, Enzo Nappo, Teresa Pagnotta, Paolo Marcenò, forse anche nella vita, Giussi Meroli, ti voglio ricordare che i costumi Gianni i costumi sono stati ideati totalmente dalla bellissima Teresa Pagnotta. Voglio chiamare anche Bruno Di Nardo, il nostro direttore di scena. Vi lascio andare via, gli voglio solo ricordare il prossimo appuntamento in teatro qui con la compagnia stabile del Teatro Izzo, con la regia di Ernesto Punto, che presenta Non tutti i ladri vengono per nuocere, è una commedia di Dario Fo, che è elaborato chiaramente da
dal maestro Ernesto Punto. Le date sono, se ricordo bene a memoria, se non lo so adesso, casomai mi correggi, 7 e 8 marzo e 14 e 15 marzo. Di bello! Grazie ancora. Buonanotte, grazie.